Perfetto, eccoci qua. Bentrovati, diamo un caloroso saluto ad Angelo. Grazie per essere qui con noi, qui con me. Grazie a te, Debora, Sinceramente, in grazie. questo momento vorrei essere esattamente nello stesso luogo dove sei tu, piuttosto che in quattro mura. Però, bello, bello. Vedi cosa ha creato Dio, cose Tanto ci meravigliose. vuole. Direi, dopo un anno, soprattutto quest'ultimo anno che abbiamo passato veramente tosto, però A Milano ringraziamo poi Dio. è Infatti, stato il massimo. lo immagino, la zona diciamo così più, una delle più Colpita, sì. colpite. Sì. Allora, io di solito inizio le dirette con una preghiera che faccio io e poi alla fine faccio pregare l'ospite. Quindi iniziamo con la preghiera e poi continuiamo, ok? Benissimo. Gloria a te, Gesù, grazie Gesù per tutto ciò che fai per noi, Signore. Grazie per come tu ci porti avanti e ogni progetto che abbiamo nel cuore per te, Signore, tu lo benedici, Signore. Benedici ancora questa serata, Signore. Benedici la vita di Angelo, la sua famiglia. Portalo avanti con i suoi progetti che ha per te, Signore. Che lui sia ancora strumento nelle tue mani, Gesù. Raggiungi i cuori che ascolteranno questa diretta. Ogni cosa te la chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Gloria a te, Gesù. Allora, come dicevo poco fa, ti ringrazio perché nonostante stai facendo una piccola vacanza, non hai rinunciato a questa diretta. Mi faceva piacere averti prima della pausa. Immagino i tanti impegni che hai avuto anche tu, questo tra dirette varie, perché siamo andati avanti a forza di dirette, però come anche dicevi oggi tu, non vediamo l'ora, ora finalmente, di poter fare le cose dal vivo, evangelizzazioni, poterci Sì. abbracciare, poter veramente mostrare l'amore di Dio, face to face, come si dice, no? Esatto. Sì, però io avevo preso un impegno con te, quindi assolutamente questa è stata un'improvvisata. Siamo stati un weekend a Cesena, in Emilia Romagna, e quindi ne abbiamo approfittato. Abbiamo detto proprio all'ultimo minuto, abbiamo detto dai, perché non restiamo qui, insomma, un giorno, 2 giorni in più e ci riposiamo. Però mi ricordavo chiaramente dell'impegno preso, quindi ci tenevo a onorarlo al meglio. Grazie, Eccomi grazie. qui. Allora, diciamo che io ti ho iniziato ad ascoltare circa 10 anni fa, proprio nel 2010. C'era un canto in particolare che mi stava sempre in mente, vabbè, più di uno veramente. E poi mi aveva colpito anche il canto che è dedicato a tua nonna, diciamo. Aveva ragione mia nonna, no? E pensavo quante volte le nonne cristiane sono state una benedizione. E anche oggi mi sono svegliata con il canto Celebrare il Re e ce l'ho avuto tutto il giorno in mente. C'è la frase La gioia del Signore è la mia forza, che questo diciamo ha contraddistinto la nostra famiglia, perché la mia famiglia da parte di mia madre è quasi tutta cristiana, no? E abbiamo avuto una nonna che veramente mostrava la gioia del Signore e il canto suo era il canto di inni di lode, la gioia del Signore è la nostra forza, però veramente mostrava la gioia del Signore ed è una benedizione avere questa eredità che è qualcosa di meraviglioso. Ora do la parola a te. Beh, sì, assolutamente. Le nonne sono qualcosa che dobbiamo tutelare fin quando Dio ce le lascia Assolutamente. e ce le fa godere. Credo che sia un patrimonio per la nostra vita ancora oggi. Beh, la mia lo è stata dalla mia infanzia, quindi ancora oggi, grazie a Dio, è viva e posso godere, insomma, delle benedizioni che Dio mi dà attraverso la sua vita. E quindi assolutamente sì, gloria a Dio per le nonne, ringraziamo Dio per le nonne, che sono davvero un insegnamento di un'educazione che purtroppo sta avvenendo sempre meno al mondo d'oggi, al tempo d'oggi. Sicuramente avere loro come riferimento di quello, insomma, che hanno vissuto, che hanno passato, di quello che hanno rappresentato e che rappresentano ancora oggi, è sicuramente un buon insegnamento per tutti noi. Quindi sì, ho scritto quel brano proprio fine 2010, per ringraziarla pubblicamente, insomma, no? E ringraziare Dio per la sua vita, e
e raccontando un po' la mia testimonianza in quel brano, in 2 minuti e 45 secondi ho cercato di raccontare, insomma, un po' tutto, Questa racchiuso. sera hai un po' più di tempo per raccontarci la tua testimonianza. Più di 2 minuti e 45 te li do, dai. Bene, sì, io sono nato 37 anni fa, e il tempo passa, tu dicevi prima, il tuo primo brano l'ho ascoltato 10 anni fa, quindi insomma il tempo trascorre per tutti. Io ho iniziato a tempo pieno nel 2005, avevo 20 anni, insomma andavo incontro ai 21, ho deciso di iniziare a tempo pieno perché credevo che Dio avesse insomma preparato una chiamata per la mia vita. È una chiamata proprio di servirlo a tempo pieno, quindi di uscire dalla mia cameretta, dalla mia stanza e poter condividere quello che lui ha fatto nella mia vita. La mia storia racconta di un bambino e un ragazzino dopo, perché dai 4 ai 12 anni, insomma, racconta la storia di un balbuziente cronico. È stato per me un po' il mio handicap per 8 lunghi anni. Sono stati 8 anni in cui davvero ho dovuto combatterlo, ho dovuto comprendere e cercare di affrontare questo gigante enorme nella mia vita, causato purtroppo da una scelta che i miei genitori hanno fatto quando avevo all'età di 4 anni, quella di separarsi. Quindi hanno fatto questa dura, cruda scelta che chiaramente a me ha portato dei grossi scompensi, alcuni che chiaramente non erano preventivati, e quello quindi di far fatica davvero a parlare. Io a scuola con insegnanti di sostegno, tante volte avevo appuntamento dallo psicologo, insomma professionisti che cercavano di comprendere com'era possibile che un bambino, un ragazzino prendesse così tanto male questo evento da reagire in questo modo. Io più provavo a parlare, più balbettavo e più chiaramente mi chiudevo in me stesso e preferivo non parlare più. Solo per raccontarti un piccolo aneddoto. Quando la maestra mi interrogava, io per dimostrarle di aver studiato, su un foglio di carta bianco scrivevo quello che secondo me erano le risposte corrette, no? Quindi ovviamente mi sono trovato sempre in mezzo a queste situazioni un po' difficili da affrontare a livello psicologico, ma appunto ringrazio Dio per mia nonna, perché lei è stata la persona che un po' si è presa cura della mia vita, tutti quegli anni mi ha curato, cresciuto. Ed è stato un grande insegnamento per me. E mi portava sempre in chiesa. Io sono nato in una chiesa evangelica e fin da appena sono uscito dal grembo di mia madre, insomma, ero già all'interno di una chiesa evangelica. Però quello che racconto sempre è che nonostante io fossi nato, cresciuto e vissuto all'interno di una chiesa evangelica, la mia situazione fino a quasi 15 anni non era cambiata. E dopo chiaramente ho compreso il perché. Ed il motivo stava nel fatto che non erano tanto le quattro mura che mi avrebbero salvato e mi avrebbero dato quella pace, quella serenità di cui avevo bisogno, ma doveva essere un incontro che io avevo bisogno di fare nella mia vita. E non era un incontro con l'insegnante di sostegno, non era un incontro con uno psicologo, ma era un incontro con Cristo Gesù. Che mia nonna mi aveva sempre consigliato di fare, perché mia nonna mi aveva sempre detto: Angelo, io provo a consigliarti, provo a farti, a dirti, però non posso obbligarti a fare una scelta, a prendere una scelta che io ho già fatto per la mia vita, no? Mi sono trovato a 15 anni, io mi sono trasferito, sono nato a Palermo, lo specifico perché sennò poi tu mi tiri le orecchie e ti arrabbi se non lo dico. Sono nato a Palermo e mi sono trasferito su. Nel nord Italia, prima a Piacenza, poi vicino a Milano, all'età di 12 anni. E devo dirti che spostandomi un po', diciamo, sono riuscito a sbloccarmi, perché chiaramente i miei occhi avevano visto cose che non avrebbero dovuto vedere, le mie orecchie ascoltare cose che non avrebbero dovuto sentire, quindi allontanarmi da quel posto sicuramente mi ha dato una grossa mano. Però, nonostante io avessi ripreso un pochino a parlare, ho capito che anche lì il mio problema non era tanto la balbuzia, il mio problema non era tanto il mio handicap, non era tanto il non riuscire a parlare, ma proprio L'ambiente. quello che avevo dentro, la mia psiche. Insomma, io ho bisogno proprio di una trasformazione nella mia mente, nella mia vita. E poi, appunto, nell'agosto del 1999, avevo 15 anni, mi sono ritrovato di nuovo a Palermo in vacanza, e lì
lì è stato proprio il massimo, il punto della depressione più forte che ho toccato in tutti quegli anni, e a tal punto di pensare al suicidio. Io credevo che farla finita potesse essere l'unica soluzione per non avere il coraggio di guardare in faccia i problemi e provare ad affrontarli, a risolverli. E quindi io proprio in quel giorno, in cui ero proprio arrivato al limite delle mie forze, delle mie energie, chiamando mia nonna mi dice appunto: Angelo, io ho provato a farti comprendere che c'è una risposta, c'è una soluzione e c'è una persona che può veramente dare un senso alla tua vita, e sai benissimo che il suo nome è Gesù. Quindi io quel giorno, arrivato proprio al limite, mi sono dato in questo bivio, ho dovuto fare una scelta per la mia vita. La mia scelta era proprio veramente netta, cioè vivere o morire, perché io ero già deciso a prendere quella strada. E ringrazio Dio perché quel giorno ho scelto di vivere, ho scelto di vivere davvero, ho scelto di rinascere, aprendo il mio cuore a Dio e dire: Signore, se tu veramente ci sei, come in tutti questi anni ho ascoltato e ho visto attraverso i bambini, la scuola domenicale, i compagni insomma, della chiesa, io voglio veramente vivere come vivono loro e comprendere e realizzare quello che hanno realizzato loro. E grazie a Dio da quel giorno sono passati ormai 22 anni, e 22 anni dopo, anche stasera, posso dire che Dio c'è, posso dire che mia Grazie nonna aveva Dio. ragione. Grazie E Dio. lì ho capito invece poi l'importanza dell'andare in chiesa, perché fin quando non ho fatto quell'incontro con Gesù e con la sua parola, non avevo capito. Io andavo in chiesa per fare un piacere alla nonna. Infatti la mia vita non cambiava, la mia vita è iniziata a cambiare dal momento che ho capito, ho fatto quell'incontro, e quell'incontro mi ha insegnato di quanto sia invece importante andare in chiesa e beneficiare e godere del quanto è buono e piacevole, no? Che i fratelli dimorano insieme Esatto. nell'unità. Anche perché è una cosa che ad esempio mi ritrovo spesso a dire agli adolescenti, che mi occupo degli adolescenti in chiesa, no? Cerco di fargli capire che non c'è cosa più preziosa di instaurare un rapporto a tu per tu con Dio. Cioè, perché fino a quando si va in chiesa perché te lo dice la mamma, perché te lo dice il papà, per fare contento qualcuno, anche per semplice routine, per abitudine, perché c'hai amici, non cambia niente, anzi ci si annoia. Oppure può piacere la musica, sì, ma è una cosa che poi va a finire lì. O vai Ma magari invece noi per proprio il siamo tuo graziati amichetto. ad avere questo privilegio di sapere come andare a Dio. Cioè, avere Dio nella propria vita è la ricchezza più grande che si può avere, sia nella gioia sia nel dolore, perché Dio sa come consolare, sa come dare veramente una via d'uscita. No, ma mi fa veramente piacere anche sentire come Dio ti ha guarito proprio dalla balbuzia, perché credimi, è da qualche mese che ho sentito più testimonianze al riguardo. Mi ricordo che all'inizio dell'anno della scuola domenicale, diciamo così, con gli adolescenti, io avevo fatto uno studio su Mosè. Perché a volte si pensa, alcune persone mi dicevano, ma la psicologia non è contro Dio? Ma in realtà non è così, la psicologia ti spiega da dove può provenire il problema. E appunto anche Mosè, se facciamo caso, non si dà mai un accenno al padre di Mosè. Quindi magari anche Mosè poteva avere delle difficoltà perché noi non sappiamo che cosa si celava dietro, Certo. anche non crescere con la propria famiglia, però Dio ne ha fatto veramente qualcosa di grande. Ed è bello vedere come Dio, di persone che altri reputano deboli, Dio ne fa qualcosa di prezioso. Infatti, anche quando annunciavo che ci saresti stato tu, ho detto proprio questo, che sei una benedizione per la nostra nazione e non solo perché comunque sei andato anche in altre nazioni a celebrare il re, appunto, no? Sì. Dimmi un po' come sei stato chiamato a lodare Dio e a tutto quello che poi Dio ti ha messo nel cuore di fare. Guarda, intanto ti dico, il mio sogno era quello di parlare, di esprimermi, semplicemente di condividere quello che avevo nel cuore, nella mia mente. Quindi per me già, insomma, riuscire a parlare era il sogno di una vita, no? Quindi raggiungere già quell'obiettivo per me era un motivo di gratitudine a Dio e
è proprio davvero di totale ringraziamento. Realizzare che poi invece lui aveva preparato invece ancora qualcosa di Più più, quindi grande. non semplicemente che io tornassi a parlare, ma proprio che cantassi, scrivessi, componessi per lui. Ecco, io dopo chiaramente poi ho compreso, no, quegli 8 anni un po' di silenzio dove ho chiaramente affinato, no, un pochino la scrittura, perché non potendo parlare mi piaceva tantissimo scrivere, quindi diciamo, probabilmente Dio mi stava preparando un po' con la sens sulla sensibilità, no, nel poter scrivere determinate cose. E quindi insomma poi lì io avevo quasi 19 anni, ho deciso, ho fatto una scelta di andare via di casa e provare, insomma, un po'. Mi sono trasferito da Piacenza a Milano, ho fatto l'agente immobiliare, questa esperienza, e poi da lì, dopo un anno e mezzo, io frequentavo lì una chiesa nella provincia di Bergamo, e lì ho detto: Signore, io sento forte da parte tua che proprio questo è il momento di far sul serio, no? E ho capito che tutto quello che era accaduto nella mia vita e tutto quello che avevo passato non era un caso, e soprattutto che quello che avevo vissuto sarebbe stato, diciamo, appunto utilizzato, servito per poter incoraggiare e sostenere tanti altri. Chiaramente quando ho iniziato e ho lasciato il mio lavoro e mi sono dedicato a tempo pieno nella musica cristiana, ovviamente non pensavo minimamente di poter, come dire, arrivare fin qui. Io ho iniziato quasi, quasi per gioco. Infatti, dopo, chi mi conosce proprio fin dal principio, dal mio primo CD del 2005, Alzo gli occhi al cielo, vede, nota proprio un cambiamento proprio a livello anche di qualità, di voce, di produzioni, di tutto. Perché? Perché chiaramente ho iniziato un po' così, con la semplicità del cuore, no? Sai, la semplicità di dire: prova a fare un CD, vediamo cosa succede. Quando invece ho capito veramente che quello era un qualcosa di serio, che Dio mi stava chiamando, no, non semplicemente per la mia chiesa locale o per la mia città, ma che avrei dovuto, cioè, avrei, mi stava preparando a qualcosa di molto più grande, lì ho capito che dovevo fare sul serio, ed è stato lì proprio. Io ho fatto un po' il percorso inverso, no? Prima ho prodotto e poi ho studiato. Hai Quindi io lì proprio ho fatto un detto. passo di fede, diciamo, e poi hai cominciato a. Sì, quando ho capito realmente che quella era la chiamata di Dio, e sarebbe stata proprio una chiamata itinerante a livello proprio anche nazionale, dopo internazionale, io chiaramente lì ho dovuto, cioè, fare sul serio, anche perché poi ho imparato veramente, e lo dico sempre ultimamente, che è vero che Dio guarda il cuore, però Dio non si tappa le orecchie. E quindi se noi diciamo di avere una chiamata da parte di Dio nella musica, nella lode, nella adorazione, dobbiamo essere credibili, perché altrimenti rischiamo, insomma, di rendere Dio bugiardo, ma soprattutto di far sì che gli altri che ci sentano nel mondo dicono: ma questo non è, cioè, no? Dice, ma ecco perché io dico sempre: se Dio ti ha dato una chiamata e Dio ti ha messo questo nel tuo cuore, dovresti dare ancora di più di quello che il mondo dà, perché Assolutamente. tu hai una marcia in più, la marcia è Gesù, è nella tua vita, quindi dovresti cercare l'eccellenza e investire tutto quello che hai per far sì che appunto la musica cristiana, che è la musica che rappresenta Dio, possa essere appunto valorizzata. All'estero l'hanno capito da un po' di anni. Noi Qua da stiamo qualche cercando. anno, dai, stiamo iniziando, però la cosa anche Sì. bella è perché, proprio perché stiamo cantando per il re, a parte che nella Bibbia c'è scritto cantate maestrevolmente, cioè c'è proprio scritto, Eh sì. è inutile, tante volte si dice vabbè Dio guarda il cuore, è vero, ma proprio perché stiamo cantando per lui, dobbiamo anche impegnarci in quello che facciamo, dare il nostro meglio. Tutte e due, sia Caino e Abele, avevano dato tutte e due le loro offerte, no? Però qual era la differenza? Proprio cercare di dare il meglio, le primizie, quello che di meglio abbiamo. Quindi, soprattutto anche se Dio dà una chiamata in questo canto, c'è appunto differenza tra cantare e adorare e lodare Dio, celebrare Dio. Sono due cose completamente diverse. Sì, esatto. Chiaramente, se tu vuoi farlo appunto per Dio, secondo me
devi essere ancora più preparato di quelli del mondo, perché Esatto. deve esserci un senso di responsabilità ancora maggiore, no? Perché sai benissimo il tuo fine qual è, no? Il tuo fine non è te stesso, la tua gloria, Assolutamente. no? E chissà che cosa, ma il tuo fine è proprio Dio, no? Di tutto quello che fai. E quindi la responsabilità, cioè lui ha dato la sua vita proprio, no? Per darci vita e vita in abbondanza, e quindi la responsabilità che noi abbiamo in quello che facciamo. Quando abbiamo un servizio, adesso parliamo di musica, di canto, di lode, adorazione, ma questo vale chiaramente in tutti i settori che riguardano il servizio a Dio, quindi dovremmo dare sempre l'eccellenza, senza risparmio. Assolutamente. Volevo farti una domanda. Ti è capitato che qualcuno, qualche ragazzo o ragazza che soffrisse di balbucce ti ha chiesto aiuto proprio per questo suo problema? Sì, in varie serate, dopo che chiaramente i presenti magari sentivano un po' la mia storia, magari veniva la mamma o il nonno o alcuni ragazzi stessi che mi dicevano: sai, io soffro di questo, magari sai, mio figlio ha lo stesso problema, oppure alcuni mi dicevano: sai, io purtroppo con mio marito, con mia moglie è finita e mio figlio ne sta subendo le conseguenze, ascoltando te potresti dare una mano. Quindi sì, mi è successo varie volte. E ringrazio Dio perché chiaramente, come dire, per raccontare qualcosa che comunque, ti ha fatto del male, ti ha ferito, devi proprio essere stato guarito al 100%, perché riprendere ogni volta, no? Per il bene degli altri, per l'edificazione della Chiesa, ogni volta, cioè io da 16 anni, che a parte la parentesi COVID, ogni weekend racconto sempre un po' la mia testimonianza. E se chiaramente non avessi vissuto proprio una reale trasformazione da parte dello Spirito Guarigione. Santo, da parte di Dio, la guarigione, cioè se realmente non avessi totalmente delle cicatrici, no? Ma cicatrici belle chiuse, ecco, lì sarebbe davvero complicato. Quindi io dico, come dico sempre, prima di cioè, prima dell'essere inviato, no? Ci deve essere un po' la preparazione e la maturità spirituale per poter affrontare quello che poi devi affrontare successivamente, perché non è Certo. semplice, non è semplice. E quindi, insomma, chiedere a Dio la guida, l'aiuto e fare esperienze, no, spirituali con Lui affinché tu possa andare nel campo, ovviamente. È ovvio, no? Cioè, se tu vai in guerra con una gamba ferita, sai già dove vai a finire, no? Insomma. Non si può. Tante volte si deve essere completamente guariti perché a volte si chiede a Dio, Signore, perché ancora non mi mandi dove vorrei andare? Oppure ci sono promesse dietro e ancora non vediamo quella promessa attuarsi nel servizio a Dio. Sì. Tante volte è proprio perché Dio vuole prima attuare una completa guarigione, perché se non si è guariti, appunto, come dicevi anche tu, non si può realmente aiutare gli altri. Perché c'hai No. ancora magari delle ferite aperte, ci sono delle cose che ancora devono essere risolte. Quindi anche Sì. quando delle persone magari a volte si chiedono il perché Dio permette delle cose, io dico sempre che Dio è colui che trasforma le maledizioni in benedizioni e che quello che magari ha fatto del male a noi può essere di aiuto invece per qualcun altro, proprio Sì, per farlo perché poi sentire compreso. ogni cosa coopera al bene, no? Perché se io mi focalizzavo solo su quegli 8 anni, ovviamente avrei visto la mia vita come un fallimento, no? Perché io dicevo sempre: cioè, cosa potrò mai fare da grande? No? Non riesco manco a esprimermi, figurati. Cioè, no, mi sentivo un fallito. Infatti, poi questi pensieri negativi, il fallimento mi ha portato al tentato suicidio, no? Ecco perché è importante, insomma, comprendere, realizzare una nuova identità in Cristo Gesù e capire, realizzare quello che poi Dio vuole per la tua vita. Perché oggi dico: se tutto quello che ho passato è servito per arrivare fin qui e conoscere Gesù e servirlo al meglio, allora ne è valsa Ne è la valsa pena. la pena, certo. E ti volevo chiedere, com'è nata l'idea di J Factor? Perché sicuramente è stata un'innovazione che nessuno si aspettava qui in Italia, no?
Sì, diciamo che io negli anni ho sempre avuto molto coraggio e questo me lo dicono Sì, in più esatto, tanti. sei stato sempre molto innovativo, ecco, Sì, hai saputo sfidare certi tabù. ho cercato, diciamo, di essere un po' pioniere di tante cose che magari in Italia proprio non esisteva. Cioè, oggi ancora qualcuno accetta, per esempio, ormai la musica rap, no? Molti giovani l'ascoltano cristiana, no? Io nel 2006, 2006 ho fatto Imparerò da te, che è un Una brano in delle mie musica. preferite. Ecco, e quindi un brano rap, completamente rap, quindi non so se è stato forse il primo, uno dei primi, insomma, cristiani italiani di musica rap, quindi puoi capire, insomma, ovvio che sicuramente sono arrivate delle critiche, ovvio, fa parte un po' della cosa, però chiaramente negli anni, quando sento forte da parte di Dio una guida, io sono sempre pronto, dico alla fine. Se tu sei una persona integra, perché conoscono, le persone conoscono, cioè sanno il tuo cuore, conoscono il tuo cuore, le tue finalità, chi sei, perché lo fai, alla fine, se lo fai per l'edificazione della Chiesa, tutto viene fatto sempre comunque con decoro, con il massimo dell'impegno per Dio. Alla fine, magari all'inizio qualcuno può storcere il naso, però poi Quello che conta poi è il frutto, i appunto. frutti accompagnano. E quindi nel 2009 è nata un po', 2 anni dopo l'X Factor, è nata un po' questa provocazione, ma più che provocazione, insomma, io la definisco l'alternativa cristiana al fattore X, no? Io dico, se ci sono delle persone che come me, nei tempi addietro, sentiva forte la parte di Dio, la spinta di servire nella musica cristiana, la chiamata da parte sua, perché non ci può essere un palco, un festival, una serata che possa valorizzare questi talenti al di fuori della propria chiesa locale? Perché? E così abbiamo lanciato proprio il J Factor. La provocazione, quando dico di provocazione, è nel nome, chiaramente, Sì, no? infatti. Perché molti mi hanno detto: perché l'hai chiamato così? Ma io ho sempre risposto, no? Ormai tutti ormai lo sanno, però all'inizio, quando molti mi chiedevano, io ho detto: guardate che cioè, sembra lo stesso nome, ma in una lettera c'è la storia dell'umanità, cioè Infatti, la grande completamente cambia tutto. differenza. Cioè, non è lo stesso nome, una lettera cambia la storia totale di una vita, di Esatto. tutto. Cioè, il fattore X è l'incognito, tu non sai quello che ti succederà. È X, cioè, boh, che cosa succederà? Io vinco l'X Factor, ho l'X Factor, bene, ma non ti garantisce nulla. Ma io ho il fattore Jesus, il fattore J. Di Gesù, che io so qual è Quello che il mio fa la presente e differenza. il mio futuro, io so la mia identità qual è, io so che davanti a me ho l'eternità, comunque vada davanti a me ho l'eternità, e quindi una lettera, quella forse è la provocazione, ma una lettera cambia completamente la storia. Quindi negli anni ho iniziato, insomma, chiaramente come tutte le cose pian pianino. E oggi siamo alla 13ª edizione, iniziamo il 15 luglio, siamo riusciti a fare anche quella lì dentro la pandemia, insomma, Sì, infatti. abbiamo visto proprio la guida da parte di Dio, l'abbiamo fatta tra l'altro in streaming TV, quindi trasmessa comunque a livello mondiale, attraverso lo streaming. È stata una grande benedizione e ogni anno conoscere, scoprire, vedere tanti talenti nascosti di musica cristiana, questo ci ha incoraggiato ogni anno a fare sempre meglio, ad investire sempre di più, ad andare in teatro, insomma, a cercare di fare qualcosa di bello. Tant'è che poi l'anno scorso la Repubblica, per esempio, è stata così incuriosita da questa cosa che è venuta a farci un servizio, ne ha parlato a livello nazionale, quindi È ci un modo anche incoraggia. per arrivare con la parola di Dio anche a persone che non si sarebbe mai potuto pensare di arrivare. Anche Assolutamente. perché qualche anno fa mi ricordo, questa cosa mi è rimasta impressa perché è successo proprio da lì a poco che poi è nato, diciamo, J Factor. Parlavamo con una mia cugina e diceva la cosa che qui manca in Italia è proprio il cantautorato, cioè ci sono sempre cover di altre nazioni, traducono sempre i canti degli altri, sempre, non c'è, Esatto. manca proprio questo.
invece con l'inizio di J Factor si sono cioè, abbiamo iniziato a conoscere tanti altri talenti che si sono messi a disposizione per Dio e hanno benedetto tanto la nostra nazione. Perché chiaramente attraverso quella serata, quel festival, hanno tratto quell'incoraggiamento, quella spinta per poter dire wow, allora veramente c'è qualcuno che ci crede, c'è qualcuno come me che ci incoraggia, che ci vuole sostenere in questo percorso. E quindi poi se vengono avviati, poi, e poi è lì proprio, no, che loro realizzano e comprendono, no, la chiamata, capiscono magari se è per un tempo, se non c'è magari la chiamata, perché poi magari uno pensa di avere la chiamata. Poi si mette un po' in gioco, no? Si confronta con altre realtà e comprende che probabilmente aveva capito male, no? Quindi è anche un modo per confrontarsi, per conoscere anche fra di loro, da tutta Italia, anche dall'estero, nuovi progetti, insomma. Ed è un progetto per chi è stato lì, per chi lo conosce personalmente, può testimoniare proprio che noi, per esempio, abbiamo bannato la parola competizione, non sentite mai parlare di competizione, di sfida. Sentite parlare sempre di confronto, di condivisione proprio all'interno della serata e del percorso. Non ci sono mai questi tipi di parole, ma sempre parole che edificano, che incoraggiano. Non esiste altro. Anche perché per quanto possa sembrare simile a qualcos'altro, noi dobbiamo fare sempre la differenza. Anche in questo noi facciamo la differenza, no? Poi una cosa che Assolutamente. mi è piaciuta tantissimo è vedere che, per esempio, quest'anno hanno partecipato alcune persone che conosco anche alle selezioni, no? Però per me già è stato vedere quelle persone che già abbattevano un muro che avevano davanti a loro. Perché anche semplicemente provarci è andare tante volte oltre le proprie paure. Quindi già questo è una benedizione per tante persone. La benedizione non sta solo nel arrivare o No. vincere, è proprio già nel percorso, in quello che Dio Tant'è ti spinge a fare. per esempio che io dico sempre, il provarci è già il primo mattone che tu metti alla chiamata da parte di Dio, no? Cioè tu provi, inizi a confrontarti, a maturare, a crescere. Ma J Factor non è che, diciamo, c'è spazio solamente per il primo premio, che è chiaramente simbolico, ma per esempio quest'anno da poco sono usciti CD di ragazze che non hanno vinto J Factor, hanno partecipato alla finale, ma hanno avuto l'opportunità di farsi conoscere, farsi comunque può conoscere il loro talento, e quindi gli è stata data l'opportunità di poter intraprendere questo percorso, no? Quindi, come è successo magari in passato, anche persone che hanno vinto, che ci hanno provato per 3 anni di fila, non erano mai passati, il terzo anno invece è passato e hanno vinto pure. Quindi sono testimonianze che poi ti fanno comprendere anche il tempo di Dio, no? Ed è importante anche proprio realizzare e vivere nella vita, no? L'attesa e il tempo di Dio per la tua vita. Infatti. Poi ti volevo chiedere, non ti voglio trattenere a lungo proprio perché voglio farti godere anche la tua famiglia, diciamo, la tua Grazie. vacanza in famiglia. Volevo chiederti, per ultimo, diciamo, abbiamo tenuta come ciliegina sulla torta, l'ultimo progetto che Dio ti ha messo nel cuore, perché a volte magari si pensa a tutto tranne che a loro perché sono la generazione di domani. Invece, quello che Dio mi ha messo da sempre nel cuore è proprio un peso per loro, un peso nel senso buono, non in Sì, senso la re, un peso per i responsabilità. bambini e per gli adolescenti. Vuoi parlarci del tuo ultimo progetto? Sì, guarda, io negli anni proprio sentivo forte questo desiderio di incoraggiare e sostenere i bambini, no? Tante volte diciamo appunto sono la chiesa del domani, no? Però dimenticandoci che proprio perché il mondo oggi sta influenzando in maniera molto negativa, già influenza negativamente noi, che abbiamo già un DNA, un'identità ben formata. Immagina, insomma, immaginate dei bambini, no? Con cellulare, con tutte queste situazioni nuove, innovative che sono venute fuori. Quindi ho realizzato di quanto sia importante invece seminare oggi nella mente, nel cuore dei bambini, dei ragazzi, per prepararli a quello che poi dovranno vivere dopo. E quindi ho sempre avuto questo nel cuore. Chiaramente, diventando papà 16 mesi fa, questo desiderio ha preso un'accelerata, perché proprio
sto notando e sto vedendo di quanto proprio sia importante già da subito improntare proprio l'insegnamento da parte cioè, che Dio ci dà nei bambini fin dal principio. Cioè, mio figlio, ti faccio un esempio, per esempio ormai ha imparato, perché l'ha visto come abitudine, quando si sveglia, che ci guarda, ci dà il bacino, la prima cosa che fa è prendere le manine mie e di mia moglie, no? Perché vuole pregare, no? Perché ha visto in Ascolta. tutti questi mesi, ogni giorno, che c'è questa buona abitudine da parte nostra, no? Quindi ogni mattina, adesso appena si sveglia, la prima cosa che fa, si ricorda, ok, dobbiamo pregare. Quindi anche se lui non parla, anche se ancora, Meraviglia. però già capisce, e quindi dà le mani a me e a Isa, e quindi già questo ci incoraggia, perché sta facendo vedere che anche nelle piccolezze, no, lui sta, vede, osserva, impara e cresce. Quindi c'è stata un po' questa accelerata e a Dio piacendo, insomma, ormai siamo avviati. Il 15 luglio apriremo anche le iscrizioni, oltre che per J-Factor 13, anche per J-Factor Kids, prima edizione. È E bello. chiaramente lì non ci saranno, come dire, dei confronti, non ci sarà un premio, non ci sarà il vincitore. Chiaramente sono dinamiche di Sì. differenti, perché ovviamente vai ad insegnare, vai a educare la psiche, insomma, di un bambino, e quindi devi ed educarne in maniera ovviamente positiva, più possibile. Quindi selezioneremo in 9 città italiane, che si presenteranno appunto i piccoli, 10 bambini. Quindi questi 10 bambini ogni anno faranno parte di un CD che produrremo con appunto 10 brani all'interno, ognuno cantato da ognuno di loro. E faremo anche un videoclip con tutti quanti loro. E Che quindi, bello. insomma, dai 3 agli 11 anni. Quindi, dai 3 agli 11 anni, chi vorrà iscriversi potrà partecipare. Ci saranno chiaramente degli esaminatori che prenderanno, ovviamente, spunto da cosa sentiranno. I 10 che chiaramente pensiamo siano un pochino più pronti, ecco, per poter fare un CD per bambini, inizieranno un po' questo percorso, questo progetto che, a Dio piacendo, porteremo avanti ogni anno. Quindi distribuiremo ogni anno in Italia musica cristiana italiana anche per bambini. Ecco, è una cosa bellissima, anche perché magari ultimamente ci sono sempre gli stessi canti anche per bambini, cioè sembra come se la cosa è venuta a scemare. Sì. Magari se si cerca qualcosa per bambini non si trova più così facilmente a livello cristiano, Sì. no? O sono sempre lingue straniera. Quindi appena io ho visto J-Factor Kids io ho detto gloria a Dio, veramente, sono stata veramente felice. Che dire, Angelo, che Dio benedica grandemente la tua vita, che tu possa continuare a essere ancora canale di benedizione per la nostra nazione e per tutti coloro che veramente devono essere incoraggiati anche in un nuovo ministero, cioè in un talento che Dio gli ha affidato ma che non riescono a venire fuori, perché a volte abbiamo bisogno semplicemente di una spinta, ecco. Sì, Ora, qualcuno invito che a magari pregare. ti dica, anche di un qualcuno che ti dica: no, io credo che Dio ti abbia chiamato a questo, no? Sì, Tante volte abbiamo infatti. bisogno, e per quello è nata Hopeful Music, l'etichetta, insomma, per quello Dio ha messo nel mio cuore non solo di incoraggiare me stesso, ma soprattutto di incoraggiare gli altri e poter sostenere, insomma, giovani che hanno questo nel cuore, potergli dire: va, che noi crediamo in te e Dio ancora di più, quindi vai e prenditi tutto quello che Dio ha preparato per te. Mi senti? No, perché si era Sì, ti bloccato sento, ti due minuti. sento. No, mi aveva colpito anche qualche frase che avevi scritto poco tempo fa. C'è più gioia nel produrre che nel produrmi, però veramente, Che nel quando Dio prodursi, mette sì, nel prodursi, sì. E sì, beh, questo è chiaramente quando. ispirato alla parola, no? Ed è proprio così, ed è proprio così. Veramente vedere gli altri attraverso il dono che Dio ti ha dato possano crescere, gioire, essere felici, insomma, di quello che Dio ha dato Si è anche creata una loro. grande famiglia anche all'interno di Hopeful, c'è come una grande famiglia, no? Sì, Proprio si sente grazie a quella Dio. benedizione particolare. Sì, Grazie a grazie a Dio, Dio. sì, e andiamo avanti per questo. Allora, ora guidaci in preghiera e lasciati guidare da Dio. Amen.
Sì, Signore, ti ringraziamo, Padre, ancora per veramente l'opportunità che ci hai dato di poter spendere questo tempo prezioso per condividere quello che tu hai messo nel nostro cuore. Grazie per Deborah, grazie per come le hai messo nel cuore il desiderio di portare avanti questo progetto, queste dirette che servono per l'edificazione veramente, Signore, della tua Chiesa, che per l'edificazione di chiunque ascolta e quindi che tu possa benedire ancora di più Deborah, la sua famiglia, il suo cuore, tutto quello che ti hai preparato per la sua vita, Signore, tu possa benedirla ancora di più. Grazie per la sua vita, per come si spende, Signore, per la tua opera. E ancora a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che ci vedranno magari successivamente, che tu possa benedire le loro uscite e le loro entrate, che possa custodire la loro mente, il loro cuore, i loro pensieri, che possano essere veramente, Signore, sempre rivolti a te, che possano cercare sempre di più quella buona, perfetta e accettevole volontà che tu ci hai chiamato a realizzare nella nostra vita. Grazie, Signore, per tutto quello che tu fai, che tu farai. Ti mettiamo davanti la nostra nazione, Signore, veramente ogni cosa nelle tue mani, che veramente possiamo essere sempre di più di influenza in questo mondo, che possiamo essere veramente sempre di più dei guerrieri valorosi nelle tue mani. Usati, Signore, per il tuo regno, per la tua gloria, Signore, noi è questo che vogliamo, servirti con tutto il nostro cuore, con tutto noi stessi, senza risparmiarci. Grazie, Signore, per tutto quello che tu fai. Tu hai iniziato un'opera buona in noi e tu stesso la porterai a compimento fino al tuo ritorno. Grazie, Signore, per ogni cosa. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie Angelo per essere stato con noi. Ora goditi questa serata con la tua famiglia. Dai un abbraccio a tutti e due, un bacino particolare a Sebastian. Dio Sarà fatto. ti benedica grandemente. Anche a te, Buona Deborah, grazie a serata, tutti. pace. Grazie a tutti. Signore vi benedica. Pace a voi.